Siamo studenti, medi universitari, ma siamo anche tirocinanti, stagisti, lavoratori, ricercatori, dottorandi. Siamo costretti ogni giorno a pagare spese impossibili per studiare, per comprare libri, per avere una casa. Dobbiamo combattere contro gli affitti in nero, dobbiamo combattere contro una regione che non ci paga le borse di studio e non ce lo possiamo più permettere. Il nostro futuro non è un gioco, il nostro futuro non è una ruota della fortuna nella quale dobbiamo avere la fortuna di beccare solamente uno dei nostri diritti, che sia il diritto allo studio, che sia il diritto ai servizi, a demenze, a un'assistenza sanitaria, a un contratto in regola per la nostra casa. Scenderemo in piazza sabato a Roma per la manifestazione nazionale indetta alla CGIL, per un futuro fatto di diritti, per un futuro fatto di tutele, non più di precarietà, perché siamo stanchi di un governo che continua a riempirsi la bocca di belle parole, dell'importanza dell'istruzione, dell'importanza degli studenti, e alla prima occasione non fa altro che tagliare, come fanno ormai da troppi anni. I fondi bloccati per le borse di studio, i tagli all'istruzione rischiano di far saltare a livello nazionale fino a 45.000 borse di studio e noi non ce lo possiamo permettere. Non ci possiamo permettere più di dover scegliere tra i nostri diritti e quelli degli altri. Non possiamo permetterci di avere un futuro precario. Non possiamo permetterci di continuare a combattere ogni giorno solo perché siamo degli studenti. Il nostro futuro non è un gioco. Sabato 25 a Roma, manifestazione nazionale per il lavoro, per i diritti, per le tutele. Devo andare anch'io.